Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere, l'ho presa, il cofanetto di Natale di Estée Lauder, con tutta la roba che vedete. Allora, costa 107 euro, vediamo un po' gli ingredienti. Questa è la valigetta, splendida, molto carina. Ah, si tolgono questi e si apre, molto ben fatta. In Italia poi c'è il Revitalizing Supreme, crema anti-age, queste sono 7 ml di prodotto, questa è diciamo la versione mini, la mini taglia. Poi il mascara Sumptuous Extreme, questa non è la mini taglia, non riesco a vedere però quante. Allora, intanto il numero 1 Extreme Black, però non riesco a vedere la grammatura. Vabbè, niente, non si riesce a vedere. Poi il Gently Eye Remover Makeup, per rimuovere il makeup, non è però quello bifasico. Sono 100 ml di prodotto, quindi non è la mini taglia. Diciamo costa, però la cosa buona è che comunque ci sono pochissime mini taglie. E tutto quanto è quasi tutto in full size. Allora, poi il Pure Color Envy, i due rossetti, tutti e due Pure Color Envy. Allora, il 4,40 Irresistible, che è questo qua. Che è un marrone e non mi piace. Poi il 340 Envious, che è questo rosso, questo è super ok, magari li mischio insieme, anzi proviamo a mischiarli. Allora, quello rosso con sopra questo e vediamo un po' quello che succede. E questo è il risultato mischiato, se può fare. Poi abbiamo Pure Color Envy Sculpting e Shadow Palette, questa versione Night. E adesso vediamo le palettine.
Allora, facciamo vedere prima questa qua che è quella dei. Ops, vediamo un po' se riesco ad aprirla. I colori sono questi. Questa è quella giorno. Ops, è caduto il fogliettino, vabbè. L'unica cosa che non mi piace è che sono un po' piccole le cialde. Quello sì, vabbè, però diciamo non è che si può pretendere chissà quanto. Allora, questo è il primo colore ed è il 14, si chiama Dark Ego. Poi questo si chiama, ah no, scusate, scusate, loro, i colori più chiari sono questi, loro poi li riproducono di qua, quindi ho sbagliato io a dire il colore. Quindi questo sarebbe il 13 Savage Storm, questo è lo 01 Deviant Nude e adesso ve lo faccio vedere. Che più nudo di così non si può. Poi questo è il Savage Storm. Cioè ci sono due nomi uguali, Savage Storm 1 e Savage Storm 3. Potevano mettere un colore diverso, no? Ed è questo qua che non mi piace. Poi questo Dark Ego, questo, ecco, questo mi piace. Poi questo lo chiamano sempre Savage Storm 4. A me questa cosa qua di chiamare gli ombretti così sinceramente non mi piace. Poi il penultimo si chiama Blue Fury. E poi questo Dark Ego 5. Cioè, che schifezza hanno fatto qua. Cioè, hanno fatto un casino con i nomi. Terrificante. Non so se riesco a farvelo vedere. Savage Storm. Savage Storm. Savage Storm. Dark Ego. Oh, Estée Lauder, dovresti lavorare meglio. Poi, questa stessa cosa, pure qua c'è un Savage Storm nella Night. I colori non è che sono brutti, a parte qualcuno che a me ovviamente non piace. Allora, questo Envious Orchid e questo è Envious Orchid numero 4. Poi questo è il Cheeky Pink.
però è molto luminoso, devo essere sincera. Poi questo Still Nerve, il grigio. Molto carino. Questo però, come potete vedere, è un po' polveroso. Poi questo Provocative Petal. Questo non mi piace proprio. Poi questo che è un grigio più scuro si chiama Ominous. Pure questo non mi piace. Poi questo che è un viola, Envious Orchid numero 4. Questo non tanto scrive bene. Poi questo Savage Storm numero 5. E questo è un nero. E queste sono le palette Day e Night. Poi questa è la palette Sculpting Brush, sempre della linea Pure Color Envy. E abbiamo due blush con il pennello. E questo tutto sommato, diciamo, è un bel regalo da farsi, dove per me, diciamo, più che le palette, allora, le palette mi piacciono, non è che non mi piacciono, alcuni colori no, i marroni tanto già lo sapete, però diciamo le cose più belle sono in pratica questi prodotti, che con le palette anche in totale a prenderli 107 euro non vi bastano, quindi li trovo un bel regalo, un buon risparmio di prezzo per tutto quanto, compreso che ci sono due palette, una day e una night, e una palette con due blush con pennello, quindi ottimo. Anche se diciamo c'è il problema di questi nomi, Savage Storm 1, 2, 4, che diciamo non è una cosa tanto, tanto diciamo corretta, però a parte questo diciamo che non è un cattivo prodotto, tutt'altro. Spero che vi piaccia e con questo vi saluto, ciao a tutti.